Parliamo con Maddalena Gissi, segretaria nazionale della CISL Scuola, e con lei parliamo dei molteplici problemi che in questa fase la scuola sta attraversando. Senti, ti faccio una domanda un po' imbarazzante, me lo consentirai, spero. In questi ultimi giorni abbiamo assistito anche ad uno scontro, oserei dire, abbastanza vivace fra i due sottosegretari. Da un lato la sottosegretaria Floridia che dice il concorso ordinario è la strada maestra per le assunzioni e dall'altro il sottosegretario Rossano Sasso che dice no, ma c'è anche la necessità di dare garanzie a chi ha lavorato per 3 anni e ha già comunque dimostrato di essere in grado di insegnare. Allora, tu in questo scontro fra i sostenitori dei triennalisti e i sostenitori del concorso ordinario come strada maestra, da che parte stai? Mi piacerebbe dirti, sono dalla parte della scuola in questo momento e vorrei che insieme a noi ci fossero entrambi i due segretari, sottosegretari. Dobbiamo abbassare le resistenze, abbassare un po' queste posizioni chiaramente legate all'interesse di portare a casa un consenso. Ci sono anche degli studi specifici in tal senso. C'è chi ha studiato che si può avere più consenso favorendo il concorso ordinario perché ci sono 450.000 che si sono iscritti, mentre dei precari, calcolando anche l'anno in corso, l'anno scorso erano 75.000 con 3 anni di servizio, di cui 4.500 quelli senza titolo su sostegno. Col terzo anno che diciamo possono maturare quest'anno, forse non raggiungono le 100.000 unità. Quindi è molto più favorevole cercare il consenso tra chi vuole partecipare al concorso ordinario. No, non dobbiamo fare questa scelta. Anche perché il 1° di settembre i colleghi che hanno maturato i 3 anni, oltre ad averne maturato un diritto che ci farà pagare un ennesimo prezzo in termini di contenzioso con la Commissione europea, infrazione, riconoscimenti che sicuramente Draghi non gradirà vista la sua posizione a livello europeo di persona integerrima. Ma noi dobbiamo pensare alla qualità delle attività che andiamo a offrire, quindi garantire continuità didattica, garantire anche una formazione in servizio. Ecco, noi non dobbiamo pensare al modello 24 CFU online, eh? Non è proprio il massimo. Noi dobbiamo pensare a dei processi di accompagnamento per la formazione in servizio. Perché se è vero, come qualcuno dice, che c'è personale che non è adeguato bene un anno nella scuola dove ci deve essere la conferma eventuale dell'anno di prova, sarà utilissima per verificare se si è delle persone adeguate per l'insegnamento. E quando queste persone si dimostrano non adeguate, poi nella scuola non devono entrarci più, eh? Non è che poi li ritroviamo l'anno dopo di nuovo come supplenti. Quindi bisogna fare un ragionamento serio. Siccome il 99-98% dei precari non avranno problemi a essere valutati dalla scuola dove lavorano, perché lo sono già, altrimenti i dirigenti, se non sono qualificati, hanno il potere di licenziarli da subito, già da anni. Questo lo voglio dire a tutti coloro che pensano che i precari in cattedra non li licenzia nessuno. Certo, è una rogna per il dirigente attivare un licenziamento, ma se proprio sono sicuri, grazie anche agli organi collegiali, ai dipartimenti, ai consigli di classe, si può dimostrare l'incapacità didattica, l'inadeguatezza all'insegnamento. Per cui preferisco essere dalla parte della scuola perché sono preoccupata. Il 1° di settembre arriveranno quei ragazzi abbandonati, quelli che Il non primo abbiamo raggiunto con la didattica. di settembre è anche vicinissimo, è dopodomani ormai il Dopo primo di settembre. domani,
E quindi quel 1° di settembre noi dobbiamo dare una risposta alla mamma che l'altro giorno mi ha detto: il mio figlio disabile ha cambiato 7 docenti in 4 anni. Noi a quelle persone dobbiamo dare risposte. E se non siamo capaci di dare risposte, vuol dire che non siamo un paese che si può dichiarare un paese civile. Ecco perché l'invito alla sottosegretaria Floridia fare delle considerazioni guardando negli occhi le persone che vivono nella scuola dall'altra parte, al sottosegretario Sasso a non alzare il livello dell'asticella, perché non possiamo mai dire che assumeremo 200.000 persone il 1° di settembre. È sbagliato. È come se assumessimo sul mio posto dove c'è un distacco sindacale. Il mio posto non è per l'assunzione, come ha nemmeno il posto dell'educatore sottosegretario Sasso.